Buonasera dal TG6, apriamo questa edizione con un'ampia pagina dedicata al maltempo e soprattutto con tutti gli aggiornamenti che si sono susseguiti. Nel pomeriggio è arrivata la richiesta dell'intervento dell'esercito da parte del governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che si è rivolto al ministro della difesa, Roberta Minotti, proprio per una richiesta di risorse umane per liberare la viabilità della città di Chieti, quella della città di Atri e poi del comune di Cellina Attanasio. La mancanza di spazi a causa di cumuli di neve nei centri urbani citati impedisce la necessaria agibilità per le manovre operative dei normali mezzi di lavoro. Insomma, una giornata tutta dedicata all'emergenza. E allora noi siamo in collegamento telefonico proprio con il governatore della regione, Luciano D'Alfonso. Buonasera. Buonasera. E allora, quali sono gli aggiornamenti? C'è stata questa richiesta di intervento, poi nel pomeriggio cosa è successo? Io da ieri sto seguendo minuto dopo minuto la vicenda delle emergenze riguardanti sia la fornitura di energia elettrica, sia i cumuli di neve che si sono stabiliti lungo le strade e ostruiscono gli accessi anche a servizi importanti, sia l'erogazione dell'acqua. L'emergenza principale rimane quella della copertura dell'energia elettrica. Ieri eravamo a oltre 200.000 utenze non servite, a questo momento siamo attorno a 100.000 utenze che devono essere recuperate. Per quanto riguarda la neve, noi abbiamo alcune realtà che hanno oggettivamente difficoltà straordinarie. Il centro storico di Chieti, la città di Atri, che solo grazie ai mezzi messi a disposizione da Polizia Stradale, Questura, Prefettura e soprattutto Autostrade per l'Italia, e io ho contattato anche Strada dei Parchi, si è riusciti a creare un varco per arrivare ad Atri. Poi c'è il problema di Cellino Attanasio, di Castellalto e di alcune frazioni della città di Teramo. Su questo fronte, sentendoci e sentendomi con i prefetti competenti, ho supportato la richiesta della prefettura di Teramo e del sindaco della città di Chieti per fare in modo che arrivassero le risorse umane e le speciali risorse tecniche da parte del genio militare. Ho chiamato il ministro della difesa, lei mi ha richiamato dicendomi che il capo di stato maggiore dell'esercito, a seguito di questa premura istituzionale, aveva attivato l'avvicinamento delle forze armate competenti da Foggia verso l'Abruzzo. Credo che questa azione sia necessaria anche alla luce del fatto che questa notte sono previste ulteriori precipitazioni. Voglio ringraziare gli addetti di Terna che in queste ore hanno lavorato sodo per ripristinare il funzionamento delle cabine di alta tensione tra Lanciano e Ortona, a Penne, a Isola del Gran Sasso, a Teramo città. Abbiamo avuto una intensa attività da parte degli uomini di Terna alla luce della pesantezza della neve che si è seduta in corrispondenza della infrastruttura elettrica, determinando il ghiaccio in corrispondenza degli snodi e della presenza dei manicotti. Voglio anche dire che attraverso il lavoro di squadre addette di Enel, dopo una fase di difficoltà importante iniziale, mi pare che ci sia un progressivo recupero. So che ci sono ancora intere collettività senza erogazione di energia elettrica, penso per esempio fino a poco tempo fa a Casalbordino, a Casa Canditella, a Villa Alfonsina, ma penso anche a comuni della profonda provincia di Teramo, per esempio alla Vallata del Fino, ad alcuni comuni dell'area Vestina, a interi quartieri della città di Lanciano, ad alcune zone di Francavilla. Tutto questo lo stiamo segnalando e seguendo con gli uomini di Enel, consapevoli che la carta della qualità dei servizi di Enel dovrà risarcire per la mancata continuità del servizio a privati cittadini, prima, seconda casa, e anche alle imprese della nostra regione che hanno avuto difficoltà. Presidente, nel pomeriggio è arrivato l'appello del sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, nonché presidente della provincia di Chieti, che ha parlato del bisogno di gruppi elettrogeni, della mancanza di acqua e anche il problema della fornitura di metano e soprattutto della preoccupazione dovuta al fatto delle prossime 48 ore che prevedono altre nevicate. In questo quadro è stato preso in considerazione la città di Lanciano, nell'elenco che ha fatto non se ne parlava, per cui... La città di Lanciano è stata una delle prime ad essere ricoperta da fornitura di energia elettrica, almeno per quanto riguarda il centro urbano, e poi gradualmente anche le frazioni e le contrade. So che Enel ha distribuito un importante numero di gruppi elettrogeni che
che nella prima fase hanno avuto difficoltà a raggiungere i punti di erogazione del servizio, i luoghi dove andavano stabiliti. Sono ancora disponibili gruppi elettrogeni. Con la Protezione Civile regionale, l'ingegner Primavera, il dottor Iovino e con il direttore regionale di Enel, il dottor Celentano, possiamo ancora fare arrivare gruppi elettrogeni laddove c'è questa necessità. Mi sono per esempio sentito in coordinamento con il sindaco di Tocco, dove lì c'è stata una difficoltà e hanno sia attivato un piano di lavoro per il recupero della fornitura diretta, sia hanno anche attivato la consegna di gruppi elettrogeni. Questo è successo anche a Manoppello, a Letto Manoppello, e sta accadendo in numerose altre realtà dell'Abruzzo. Benissimo Presidente, la ringraziamo, buon lavoro. Grazie. Allora continuiamo con quelli che sono gli aggiornamenti sul maltempo, perché nel pomeriggio poi ci sono state novità anche perché, per quanto riguarda la fornitura elettrica. Si era parlato di province in difficoltà, di comuni isolati senza poter avere collegamenti elettrici, e allora nel pomeriggio abbiamo contattato anche il sottosegretario alla presidenza della regione Abruzzo, nonché il capo della protezione civile abruzzese Mario Mazzocca, per parlare di quelli che erano stati i passi avanti effettuati in questa giornata. Lo ascoltiamo. Si continua ad attendere per avere novità su quello che riguarda le utenze in Abruzzo. Si è parlato da ieri di quelli che erano i disagi che hanno colpito tutto il territorio, la provincia di Chieti, la provincia di Teramo, la provincia di Pescara. Questa sera quali sono gli aggiornamenti? Intanto al momento di quelle 159.000 utenze disalimentate sarebbero dovute rientrare già, si fa per dire già, comunque a questa ora alle 18 circa 30.000 utenze. Il dato positivo che ci fa ben sperare è il ripristino delle cabine primarie dell'alta tensione di Penne, Teramo e Cellina Attanasio, tant'è che a Teramo città credo che la corrente elettrica sia tornata dovunque, ma questo fatto consente a Enel, dopo il lavoro di Terna, di procedere speditamente al ripristino della funzionalità della rete di distribuzione di corrente elettrica a svariati comuni del Teramano e anche del Pescarese. Al fine di agevolare poi i lavori di ripristino delle cabine primarie di Santo Vero e di San Giacomo Pietracamela, abbiamo disposto come protezione civile regionale l'invio di mezzi partirevi in supporto alle squadre di addetti alla riparazione. Pertanto l'aggiornamento che noi abbiamo da Enel ad oggi, al momento, è ancora fermo alle ore 15, ma lo stiamo attendendo da un momento all'altro per un quadro, diciamo, un po' più definito della situazione, soprattutto in termini previsionali. Siete preoccupati per quello che è annunciato, altre 48 ore di emergenza, soprattutto di nevicate? Sì, siamo fortemente preoccupati perché soprattutto nella giornata di domani alle precipitazioni nevose in quota e anche a livello di collina si aggiungeranno invece delle precipitazioni intense in termini di piogge e temporali sulle zone collinari e soprattutto sulle città costiere nella nottata e soprattutto nella mattinata di domani. Resta isolata invece la città di Lanciano, grandi difficoltà, come annunciato dal sindaco Mario Pupillo, la richiesta di gruppi elettrogeni e poi per l'acqua il problema di fornitura di metano in diverse contrade e quella che è una situazione che richiede anche l'intervento della protezione civile, così come chiesto dal primo cittadino, e allora poco fa l'abbiamo contattato per sentire qualche aggiornamento. Vediamo. La provincia di Chieti si trova in grande difficoltà. Nel primo pomeriggio è arrivato un appello rivolto proprio dal presidente della provincia Mario Pupillo alla regione e alla prefettura per un intervento tempestivo. I problemi sono da un lato gruppi elettrogeni, dall'altro l'acqua e poi c'è anche la fornitura di metano. Qual è il quadro e soprattutto quali sono le zone interessate? Guardi, per la provincia di Chieti sono soprattutto le zone costiere. Paradossalmente l'episodio meteorologico così intenso ha colpito più la fascia marittima e pedemontana. 39.000 utenze sono senza energia elettrica, abbiamo avuto l'assicurazione con un comunicato che l'Enel Terna
cercherà entro questa sera di recuperare 22.000 utenti. La situazione è molto complicata, la viabilità è compromessa e quindi questo crea molti problemi anche e soprattutto per le persone fragili, persone che hanno bisogno di assistenza domiciliare integrata, le persone anziane, coloro che devono recarsi in ospedale anche per chemioterapia o altri presidi sanitari. Quindi la situazione è difficile, abbiamo fatto ovviamente una richiesta di attivazione alla Protezione Civile, alla Regione, di fornirci gruppi elettrogeni, altri mezzi che sono usurati e logorati da un lavoro che è iniziato ormai 24-48 ore fa e che insomma ha logorato anche fisicamente gli operatori. Stiamo cercando di ripristinare anche l'acqua, la SASI ci ha dato delle assicurazioni di poter ripristinare la rottura che c'è vicino al Tino, quindi è una situazione di emergenza vera in cui noi chiediamo lo stato di calamità naturale per la provincia di Chieti, la città di Chieti, Lanciano, dove io sono sindaco, su cui stiamo vivendo momenti molto difficili. Ieri 3 ore di blackout che hanno veramente tagliato tutte le comunicazioni, è stato un momento di grande tensione, anche emotiva, perché chiunque avesse avuto bisogno non poteva collegarsi per la mancanza di elettricità e i ponti dei nostri telefonini. Ecco, la preoccupazione poi è quella della previsione di un nuovo peggioramento, quindi comunque l'intervento che viene richiesto è proprio per cercare di limitare i danni? Assolutamente sì, perché questa notte è prevista una precipitazione di 60-80 centimetri, che quindi associate a quelli già qui a Lanciano di 60-80 centimetri andiamo a finire a un metro e mezzo. Quindi questo per dire alla Protezione Civile, aiutateci, perché questa non è più una operazione comunale, ma è sovracomunale e provinciale e regionale, perché veramente la quantità di neve è enorme e soprattutto poi la mancanza di energia elettrica sta mettendo a dura prova le famiglie e diciamo i nostri concittadini. E Teramo è uno dei comuni più colpiti dal disagio del maltempo, ne avevamo parlato anche nel nostro telegiornale delle 14. Nel tardo pomeriggio c'è stato un tavolo tecnico in prefettura alla presenza anche del primo cittadino per avere aggiornamenti di tutti quelli che sono stati i servizi ripristinati e soprattutto per quella che sarà ancora l'emergenza. L'abbiamo ascoltato. C'è stato un tavolo tecnico nel pomeriggio proprio per Teramo, l'emergenza è quella dell'elettricità, da poco il sottosegretario alla presidenza ha parlato di aggiornamenti e anche di situazione che si sta ripristinando, è vero? Allora sì, Terna, diciamo, l'energia elettrica nella città di Teramo è stata ripristinata, non tutte le utenze hanno però energia, ma questo dipende da alcune linee della media e della bassa, però non tutte le utenze hanno, non tutti i cittadini hanno ancora energia elettrica, però diciamo che il 95% del territorio è tornata la luce, anche se ripeto ci sono zone che ancora non ce l'hanno, alcune anche da 2 giorni. Quali sono adesso le altre emergenze per Teramo? Ma guardi, qui c'è un bollettino meteo che parla che dalle prime ore di domani mattina, del 18, quindi stanotte, tornano le nevicate a bassa quota con lo zero termico a 100 metri, quindi diciamo si preannuncia una nottata complicata. Ma tra l'altro le dico che ci sono alcune zone che ancora non riusciamo a raggiungere per problemi di manto nevoso che arriva ai 2 metri. Sta arrivando l'esercito, anzi l'esercito è qui già in prefettura e arriveranno 2 mezzi dell'esercito con del personale militare, però la situazione è serissima e niente, noi siamo in lavoro dalla notte passata ininterrottamente, questa è la situazione. Comunque le scuole, ho firmato l'ordinanza per chiusura della scuola sia domani che dopodomani, quindi sia 18 e 19, e domani in tutta la provincia di Teramo gli uffici pubblici sono chiusi. Qual è l'appello che vuole rivolgere la cittadinanza in vista di altre 48 ore di nevicate? Ma guardi, innanzitutto voglio ringraziare quei cittadini che ho visto armarsi di pale, di tanta volontà e hanno dato una mano all'amministrazione, e questa volta ne ho visti davvero tanti.
e l'appello è uscire soltanto se strettamente necessario. Ho visto oggi persone passeggiare con il cane per la città, oppure non ha senso, bisogna uscire solo se è strettamente necessario, perché oramai c'è una pappa nelle parti basse della città e c'è tanta neve nelle parti alte, per cui uscire solo se strettamente necessario. La luce è tornata, la centrale operativa è operativa 24 ore su 24, per cui qualsiasi emergenza qui in prefettura si può affrontare, siamo pronti, però ecco, ripeto, insomma, non ha senso uscire se non ce n'è bisogno, poi vediamo che cosa succede, ma insomma la situazione è seria. Gravi disagi, gravi difficoltà per le copiose nevicate ci sono state proprio nella città di Chieti, l'abbiamo sentito, proprio il centro storico, uno dei più colpiti, e allora questo è l'appello del sindaco Umberto Di Primio. Quello che è successo con Elel è gravissimo, perché lasciare 200.000 persone senza energia elettrica per un giorno e mezzo è cosa assolutamente assurda. Se poi è vero, fosse vero, che questo blackout è stato generato da una non comunicazione tra Terna, che gestisce la rete di alta tensione, e Enel, che gestisce la rete, sarebbe per davvero cosa non soltanto grave, ma veramente motivo di responsabilità di chi ha ridotto in questa condizione le nostre città. È gravissimo perché capita in un momento poi come questo, dove alla difficoltà, anche tante difficoltà che derivano dal non avere energia elettrica, vi è la impossibilità di muoversi di molti cittadini. Quindi io penso che per davvero sulla vicenda dell'Enel bisognerà fare chiarezza e bisogna individuare eventuali responsabilità. C'è che il maltempo possa procurare delle interruzioni, c'è persino che sia difficile arrivare a recuperare le rotture sulla rete, ma non avere notizie, come è capitato a noi, sollecitate dalla prefettura, dalla regione, non avere difficoltà a sapere quando, come, se arriveranno gli operatori dell'Enel, è stata veramente questa una cosa di una gravità inaudita. Oggi noi abbiamo ancora informazioni, io personalmente ho parlato con i responsabili di Enel, i quali mi dicono stanno arrivando gli operatori, sono due giorni che questi operatori stanno arrivando, io non so da dove, ma sta di fatto che una città media abruzzese, cioè 10.000 persone, sono quelle che oggi a Chieti non hanno elettricità, si trovano ancora oggi dopo un giorno e mezzo senza corrente elettrica. E ora ci occupiamo della viabilità delle autostrade per vedere quello che è il quadro questa sera in aggiornamento a quelli che erano stati i dati di questa mattina, e ci colleghiamo con la dottoressa Raffaella Russo della Polizia Stradale. Buonasera. Sì, buonasera a lei. Guardi, per quanto riguarda la 14, nella tratta di competenza di questo COA, ovvero da Cattolico a Poggio Imperiale, in questo momento abbiamo soltanto pioggia in atto, la temperatura sui 5 gradi e assolutamente, insomma, non abbiamo neve. Come codice, l'ente proprietario, l'autostrada, ha emanato un codice verde, ovvero le strutture eventualmente sono pronte ad operare in caso di neve, ma attualmente non sta nevicando. Inoltre, nelle prossime ore la quota neve si è alzata, no, dicono le previsioni, tra 200 e 300 metri, quindi in realtà lungo l'Adriatica, insomma lungo la autostrada, non dovrebbe nevicare. Invece sono previste nevicate all'interno dell'Abruzzo, quindi per quanto riguarda all'interno del Ternano, del Chietino, insomma nella nostra regione. Per quanto riguarda la viabilità ordinaria, anche qui in realtà non ci sono gravi problemi, anche se attualmente in Abruzzo abbiamo praticamente sulla statale 16 Adriatica delle ordinanze delle prefetture di Teramo, Pescara e Chieti, che hanno imposto l'adozione appunto di ordinanze che hanno imposto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate lungo appunto questa arteria sulla statale 16 fino alle ore 14 di domani, di mercoledì 18, e anche analoghe ordinanze di limitazione sono state adottate da parte della prefettura di Ancona, Macerata, Pesaro, Fermo e Ascoli Piceno, sempre riferimento alla statale 16, ma nel tratto quindi marchigiano. Che dire, ricordo sempre agli automobilisti, ecco, specie in questi momenti particolari, insomma, dove sono previste nevicate comunque all'interno, di, mi raccomando, invitiamo i conducenti a partire sempre solo dopo aver controllato l'efficienza del veicolo. Prima di metterlo in viaggio chiamiamo il numero verde 1518 che ci darà informazioni sulla viabilità autostradale e ordinaria,
e viaggiamo sempre con catene da neve a bordo o pneumatici invernali montati in buone condizioni, perché ricordo che l'uso di pneumatici invernali in luogo delle catene da neve risulta più sicuro nel transito su strada in condizioni di fondo innevato. Grazie anche per l'appello alla sicurezza, alla guida la dottoressa Raffaella Russo, buon lavoro. Grazie, buonasera. Aggiornamenti per il maltempo anche da Ferrovie dello Stato, che annuncia a causa delle avverse condizioni meteo e considerate le pessime previsioni per la giornata di domani, le Ferrovie dello Stato confermano per domani l'applicazione del piano neve e gelo sulle linee Pescara Sulmona, Pescara Termoli e Teramo Giulianova. Continuerà anche per la nottata di oggi l'utilizzo di locomotori raschiaghiaccio sulle linee per garantirne la percorribilità e l'attivazione degli impianti di riscaldamento degli scali. Prosegue nel frattempo anche l'utilizzo di personale di rinforzo nelle stazioni per lo spargimento di sale sui marciapiedi e per l'ausilio dei viaggiatori in transito. Il piano neve prevede una riprogrammazione dell'offerta e garantisce l'effettuazione di circa i 2/3 dei treni programmati in orario. Pertanto domani saranno cancellati i treni regionali sulla linea di Pescara, il Sulmona, il 3184 e poi sarebbe il Sulmona Pescara e poi ancora il 3208 il Sulmona Pescara, il Pescara Sulmona il 3219 e ancora il Pescara Vezzano, la linea Pescara Termoli e poi Termoli Pescara e ancora un altro del Termoli Pescara e Pescara Termoli. Istituito il servizio a spola con la circolazione di circa il 20% dei treni programmati. Inoltre sulle linee Ancona Pescara Termoli, Civitanova, Albacina, Falconara Fabriano, Ascoli Piceno, Porto d'Ascoli, Giulianova Teramo, Pescara Sulmona, Campobasso, Venafro Roma, in caso di peggioramento delle condizioni meteo saranno possibili ritardi o ulteriori cancellazioni dei treni. Questo l'appello di Ferrovie dello Stato. E ora invece cambiamo argomento. È stato rinviato a febbraio il processo civile per il crollo della casa dello studente. I legali e i parenti delle vittime sono pronti alla battaglia per far emergere responsabilità che secondo loro non sono emerse nel processo penale. Ci dice tutto Giorgio Alessandri. Si è aperto ed è stato subito rinviato al prossimo 15 febbraio il processo civile sul crollo della casa dello studente nella notte del 6 aprile 2009, che causò il decesso di 8 ragazzi, promosso da alcune parti civili contro la Regione Abruzzo e l'Azienda per il diritto agli studi universitari dell'Aquila, che chiedono la somma di 6 milioni di euro. Un rinvio disposto dal giudice onorario del Tribunale dell'Aquila, Antonella Camilli, per controllare la regolare costituzione delle parti, in particolare quelle telematiche. Una prima udienza che, come spiega l'avvocato delle parti civili, rappresenta un nuovo inizio del processo penale, legato sempre al crollo dell'edificio di via 20 settembre. Questo processo civile prende le sue radici nel processo penale, quindi in tutti i faldoni, in tutti gli atti, le perizie tecniche che erano state già fatte nel processo penale per il crollo della casa dello studente, per acclarare la responsabilità delle morti e dei ragazzi sopravvissuti durante il crollo del 6 aprile 2009. E sui ritardi legati al deposito delle motivazioni della sentenza di conferma delle condanne dei responsabili penali, l'avvocato Della Vigna vuole vederci chiaro. Un mio appello al presidente, al primo presidente della Cassazione, al presidente Canzio, perché non abbiamo fino ad oggi, quindi 9 mesi dopo, non abbiamo ancora il deposito della sentenza di condanna degli imputati per il crollo della casa dello studente. Abbiamo una sentenza, un dispositivo, ma non abbiamo ancora le motivazioni. E siccome questa sentenza penale fa stato anche in questa civile, per noi è importante e fondamentale per ricostruire tutte le responsabilità civili accanto a quelle penali per il crollo della casa dello studente. Per i parenti delle vittime, inoltre, il nuovo procedimento potrebbe essere utile per far emergere ulteriori responsabilità nel crollo che spezzò la vita ad 8 giovani che erano giunti all'Aquila per studiare e costruirsi un futuro. Nel penale sono stati condannati soltanto i tecnici. Noi riteniamo che delle responsabilità enormi le abbia la Regione Abruzzo, che è la proprietaria di questo stabile, l'ADUS che l'ha avuto incomodato d'uso, quindi entrambi gli enti avevano l'obbligo, credo anche proprio istituzionale, di provvedere alla messa in sicurezza, di controllare lo stato della casa dello studente, di mettere in mano alle criticità. D'altro canto c'era uno studio della Abruzzo Engineering che parlava chiaro e che è rimasto chiuso nei cassetti. E a
attivo in Abruzzo il circuito Abrex, un nuovo modo di intendere il commercio andando incontro alla carenza di liquidità delle imprese, e soprattutto i risultati arrivano dopo un anno di attività, saranno illustrati domani mattina a Pescara, ma ne abbiamo parlato con il presidente, che è Angelo D'Ottavio. Vediamo. Angelo D'Ottavio, presidente del CDA di Abrex, intanto qual è l'attività che svolge questo circuito, un modo nuovo di stare nel mondo del commercio, vista anche la crisi di liquidità che c'è in questo periodo, e poi quali sono i numeri del vostro primo anno di attività? Beh, il nostro obiettivo è essere di supporto alle aziende, cioè l'azienda che deve fare degli investimenti e non ha la possibilità di farlo perché non ha liquidità, può accedere al credito o vuole risparmiare liquidità, può contattarci, può utilizzarci. In questo momento in Abruzzo abbiamo 200 aziende iscritte che hanno messo a disposizione del sistema 4 milioni di euro di beni e servizi. Quindi in questi 4 milioni può esserci il bene o il servizio che serve a un'altra azienda abruzzese, che può tranquillamente contattarci, entrare nel circuito, acquistare da quelle aziende e pagare non col denaro, ma grazie a delle vendite aggiuntive che noi poi permetteremo alle aziende, perché da una parte abbiamo le aziende che offrono beni e servizi, ma dall'altra abbiamo anche dei fabbisogni di beni e servizi. Noi intercettiamo queste informazioni e mettiamo in contatto le imprese abruzzesi, che di fatto si danno fiducia a vicenda. Una fiducia che è basata su finanziamenti senza interessi. E al termine del primo anno completo, il 31 dicembre 2016, si è chiuso il primo anno completo di attività, abbiamo i primi dati. Le imprese in Abruzzo iscritte al circuito in questo periodo si sono scambiate quasi 2 milioni di euro di beni e servizi senza utilizzare denaro. 2 milioni di euro che sono stati generati da un sistema che non genera interessi passivi e non genera neanche costi, perché di fatto sono le aziende che si danno fiducia tra di loro. Il nostro lavoro è cercare le aziende, contattarle, anche grazie alla collaborazione, insomma, di televisioni, di una TV come TV6, noi abbiamo la possibilità di raggiungere più facilmente le aziende. Le aziende ci possono contattare, riceveranno la visita di un nostro consulente oppure possono venire da noi. Noi abbiamo sede a Vasto, sede operativa a Chiediscalo, la zona industriale, stiamo attivando gli uffici di Teramo e L'Aquila e valuteremo caso per caso come poter sostenere queste imprese. È stato un giorno di festa nella frazione di Villa Santa Maria di Spoltore per una nuova centenaria. Lei è Leondina Marini, questa mattina ha festeggiato insieme alla sua famiglia e anche all'amministrazione comunale. Vediamo. Che cosa hai mangiato, nonna, per arrivare a 100 anni? Un piccolo, un po' di cotto e la pastina. Bravo. E quindi con la pastina sei arrivata a 100 anni? E le salsicce le mangi? Allora, ce l'ho, mangio, scontenati già. Mangi tanto o mangi poco? Poche, sì, quando mi tocco mangi poco, quando mette fame mangio assai. Sono queste le semplici regole di vita di nonna Leondina, la nuova centenaria di Villa Santa Maria di Spoltore, che è stata festeggiata, oltre che dalla sua famiglia con i tre figli Filomena, Vincenzo e Mario, i 9 nipoti e gli 11 pronipoti, anche dai tantissimi amici della comunità di Villa Santa Maria e dall'amministrazione comunale di Spoltore, che le ha voluto donare una targa ricordo per aver raggiunto questo ambito quanto difficile traguardo. Quando si arriva a festeggiare così bene, vuol dire che c'è una grande, una bella famiglia, una grande comunità attorno a questa nostra concittadina che fanno solo del bene a lei e a tutti. Classe 1917, nata a Penne, dagli anni 70 vive con il marito e la sua famiglia nella frazione del comune del Pescarese, dove per una vita si è dedicata al lavoro nei campi. Donna dal carattere forte e deciso, rimasta vedova nel 2005, vive con il figlio Vincenzo e la nuora Liliana. Un pregio è molto energica, nel senso si dà sempre tanto da fare, molto vivace. Un difetto, purtroppo risponde sempre, non sta mai zitta, sempre da rispondere e sempre da contraddire. Nonna Leondina gode di ottima salute, tanto che è riuscita a riprendersi anche da una brutta caduta che l'ha causato, una lesione all'anca. Alcune settimane di riposo, poi subito in piedi per condurre la vita di sempre, fatta di piccoli lavori domestici. Ma sei contenta, mio onore, perché cannellava poca buona, a cosa hai fatto tu?
E allora gli auguri anche da parte nostra. Ora invece apriamo la pagina dello sport. Iniziamo con il Pescara, la ripresa dei lavori al Poggio per il Pescara, anche se il maltempo ha condizionato la seduta di allenamento e oltre agli infortunati dei giorni scorsi hanno svolto il lavoro differenziato anche Coda, Caprari e Benalì. Regolarmente in gruppo Stendardo, che ha smaltito il virus che lo ha messo fuori causa a Napoli, assente l'argentino Cubas per questioni burocratiche legate al visto di soggiorno, e sempre nel pomeriggio il giudice sportivo ha squalificato per una giornata l'allenatore Massimo Oddo, che dunque domenica non sarà in panchina contro il Sassuolo. Entra in diffida Caprari domani, doppia seduta. Intanto l'esperto centrocampista Bruno confida per prestazioni positive come quella di Napoli che possano portare finalmente a risultati importanti. Vediamo. È un vero peccato perché la prestazione è stata sontuosa, secondo me. Abbiamo messo in serie difficoltà il Napoli, lo dicevano anche loro, i giocatori. Siamo stati aggressivi in tutte le zone del campo, abbiamo fatto parecchi break. Potevamo, se eravamo un po' più fortunati, trovare la giocata giusta. Non ci siamo riusciti, però teniamoci la prestazione. Questo è il modo con cui dobbiamo giocare anche le prossime partite, con questa aggressività. Ma io sono qui, lavoro con grande volontà, dedizione, il mister sa le mie caratteristiche, sono a disposizione, ho disputato due discrete partite, ripeto, io sto bene, se il mister deciderà ancora di farmi giocare io sono contento. Abbiamo fatto due buone partite, ripeto, a Palermo ci è andata bene, oggi un po' meno, però credo che la prestazione è stata buona. Buona la prestazione soprattutto nel primo tempo. La classifica oggi dice che l'Empoli è a 9 punti dal Pescara, però siamo all'inizio del girone di ritorno, è doveroso e giusto crederci. È doverosissimo, adesso la classifica non la dobbiamo guardare, la dobbiamo guardare più in là, verso febbraio. E sono convinto che se riusciremo, continuiamo a fare queste prestazioni, i punti arriveranno. Gli episodi in questo momento, tra virgolette, ci girano anche un po' male. Ripeto, non piangiamoci addosso, lavoriamo con grande volontà e dedizione fino alla fine, che secondo me riusciremo a risalire e a combattere fino alla fine. Da domani si inizierà a pensare a questa gara con il Sassuolo, la prima evidentemente di tante finali. Recupererete alcuni giocatori e quella di domenica con gli emiliani sarà una gara molto molto importante. Sì, sarà importantissima, però non credo che, se giochiamo come oggi, non credo che riusciremo a fare risultato. Ripeto, oggi è stato qui a giocare a Napoli con questo spirito, con questa volontà, non è semplice, non è facile, non l'abbiamo fatto. Se riusciremo a ripetere anche questo tipo di prestazione anche domenica con il Sassuolo, sicuramente riusciremo a portare a casa un risultato importante. Aggiornamenti per la Lega Pro: a causa delle avverse condizioni meteo oggi il Teramo non ha potuto svolgere alcuna seduta di allenamento, domani invece la squadra si allenerà in mattinata alle 11 al campo di Via degli Oleandri di Alba Adriatica. Per la gara di domenica al Bonolis contro il Pordenone è stato designato l'arbitro Andrea May della sezione di Pesaro. Sul fronte mercato invece non si registrano sostanziali novità, anche se nel pomeriggio ha preso forma la voce di un interessamento del Modena per l'attaccante Marco Sansovini, che però il Teramo ha smentito. E poi un aggiornamento per la Serie D: a causa del maltempo sono stati rinviati al 25 gennaio alle 14.30 i recuperi della prima giornata di ritorno che erano stati programmati per domani e che riguardano tre squadre abruzzesi: Fermana San Nicolò, Campobasso Pineto e Avezzano Sansepolcro. Rinviate al 25 gennaio anche Agnonese Romagna Centro e Matelica Alfonsine. E ora invece parliamo di basket. Nella prima giornata di ritorno della Serie B la Globo Infoservice soffre l'Isernia, ma alla fine la spunta in rimonta per 67-70 e il successo riporta i farnesi al secondo posto del girone di Andrea Costantini. La Globo Infoservice Campli si lascia alle spalle il brutto derby con l'Amatori Pescara, costato l'accesso alle finali di Coppa Italia, e ricomincia con una vittoria il girone di ritorno. Va subito detto che il quintetto di Piero Millina non ha brillato nella trasferta di Isernia, parquet è spugnato di misura e in rimonta dopo essere stato sotto per più di tre quarti. Alla fine la maggiore esperienza e tasso tecnico hanno fatto la differenza contro il quintetto molisano, impelagato nei bassi fondi della classifica. Come detto però, la Globo ha fatto fatica sin dalle prime battute ed è rimasta faticosa
vistosamente in scia, 25-21 alla fine del primo quarto, 40-33 all'intervallo, distanze sostanzialmente immutate anche al trentesimo, 58-54. Nella decisiva e ultima frazione, Isernia sembra allungare in maniera definitiva con le iniziative di Manetti e Patani, fino a issarsi al più 11 al 34esimo, 65-54. Sul più bello però i Pentri si fermano e da lì alla fine segneranno solo due punti. Campi ne approfitta, trascinata dall'uomo che non ti aspetti, Riziero Ponziani, che segna 10 dei suoi 19 punti negli ultimi 5 minuti, con tanto di canestro della staffa a una manciata di secondi dalla fine, coronando il parziale di 2-16 per il 67-70 finale. Chirurgico Ponziani con un 9 su 10 dal campo e 5 rimbalzi, anche se il miglior marcatore della serata è Serroni con 21 punti, poi Duranti 12 e Gatti 11. La vittoria permette alla Globo Infoservice di tornare al secondo posto, complice la sconfitta di Bisceglie sul parquet di Montegranaro, che ora guida il girone D con un più 4 sul 2 di inseguitrici. È tutto, il TG6 finisce qui, grazie per essere stati con noi.